la pura gioia del contenuta da Gesù, celeste la lentezia, dolcissimo il suono, Cristo sente l'anima sentita del suo amore, qual grande tesoro. Alleluia! Perché conoscere il Signore è la cosa più bella della vita. Tu, se ti innamori di Gesù Cristo, hai fatto veramente la tua benedizione. Perché Cristo è la nostra benedizione. Ha promesso per noi, ha promesso per te una benedizione, un tesoro eterno. E quindi conoscere Dio non è un guaio passato, non è una disgrazia, ma è una grazia del Signore. Col cuore festante e grato, vogliamo continuare a lodare il Signore con un altro inno. Perché Egli è degno della nostra lode. Inno 414, 800. I cieli narrano questa creazione, ci parla di Gesù. Il Signore ha dato anche una coscienza, ma la più grande rivelazione ci è data in Cristo il nostro Signore, che è morto per noi sulla croce. Yeah.
Alleluia. Adoriamo il nome del Signore. Noi chiudiamo gli occhi per non distrarci, ma tu puoi cercare il Signore anche con gli occhi aperti, magari, parlando con Lui, perché Egli è un Dio vivente, perché Egli è risorto ed Egli vuole avere comunione con te, vuole parlare con te. Questa è la preghiera. Adesso noi pregheremo in questo momento. Adoriamo il Signore con tutto il cuore. A Lui ci inginocchiamo. Significa riconosciamo la Sua autorità. Egli è il Re. Egli è il Signore. Alleluia. Benedetto è il tuo nome, Signore Gesù. Gloria a Gesù. Gloria a te, Signore Gesù. Benedetto sei. Gloria a Gesù. Alleluia. Benedetto il nome del Signore. Gloria a te, Signore. Dichiaralo. Dichiaralo che Egli è il Signore. Dichiaralo che Egli è il Re dei Re. Confessa a Lui quanto lo ami. Alleluia. Gloria a Gesù. Sentiamoci liberi di elevare delle preghiere al Signore.
Alleluia, alleluia. Oh sì, il Signore ti parla in questo momento e ti dice proprio questo. Quella montagna alta che è dinanzi a te, in questo momento il Signore te la toglierà, perché Lui ti ama e Lui vede ogni cosa di te. Tutte quelle risposte che tu stai aspettando, sì, in questo momento il Signore ti dice, tu devi restare nel posto dove io ti ho messo, perché io voglio che tu devi restare lì, perché tu devi essere uno strumento nelle mie mani e tu devi professare il mio nome, perché io sono il Signore dei Signori. E ovunque tu sei in questo momento, dove tu hai messo i piedi, bada bene, questa parola è proprio per te che stai ascoltando. Dove tu hai messo i piedi, lì dovrai restare, perché io lì, in quel posto, mi servirò di te, perché io ti amo, ti amo, ti amo. E quella montagna grande può essere la montagna della malattia, la montagna della disubbidienza, può essere la montagna della tribolazione, può essere qualsiasi montagna, io ti aiuterò a scalarla se tu ti apri a me, se tu ti consacri a me e se tu resti nel posto dove io ti ho messo. Bada bene, questo ti dice il Signore, amen. Perché ti ama, ti ama, ti ama. Grazie Signore Gesù. Alleluia. Gloria a te Signore Gesù. Noi adoriamo il Signore non solo cantando, ma tu lo adori con la tua vita. L'adorazione non è solo uno stile di musica, è uno stile di vita. E l'adorazione la dimostri nelle scelte che tu fai. Vogliamo seguire la volontà del Signore, perché Lui vede più lontano di noi. Fidiamoci del Signore. Vorrei chiedere al fratello Elia Esposito di guidarci in preghiera, che il Signore possa continuare a guidare ogni cosa. Alleluia. Nome Gesù, alleluia. Santo sei Gesù, alleluia. Padre nostro che sei nei cieli, Signore, noi in questa mattina ti ringraziamo, Padre, perché noi abbiamo avuto un dolce risveglio in questa mattina. Signore, noi siamo qui davanti alla tua presenza, Signore, e siamo qui per lodarti, per adorarti, Signore, perché tu sei tre volte santo. E per noi è un privilegio, Signore, poter parlare con te, Signore, che sei il nostro Padre, il nostro amico, il nostro Salvatore, Signore. Noi per questo, in questa mattina, ti ringraziamo. Perché possiamo rivolgerci a te, Signore, e ti chiediamo, Signore, di benedire i nostri cuori, Signore, di darci qualcosa di nuovo, Signore, perché vogliamo servirti, vogliamo conoscerti di più ogni giorno, Signore. Ti prego, Signore, continua a parlare attraverso i canti, le testimonianze, ma soprattutto attraverso il consiglio della tua parola, Signore. Continua a parlare, Signore, a quanti sono nel bisogno, Signore, quanti sono nell'afflizione, nelle difficoltà, Signore. C'è potenza nel tuo nome, Signore, e noi crediamo che tu in questa mattina puoi ancora operare, liberare, salvare, battezzare, guarire, Signore, perché tu non sei cambiato. Per questo ti ringraziamo e veniamo a te per il nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Gloria a Gesù. Amen. E potete anche accomodarvi, vogliamo continuare a lodare il Signore con un altro inno, 845, poi ascolteremo qualche testimonianza, qualche canto che qualche giovane presenterà. Quando tutto dice no, la tua voce mi incoraggia a proseguire. Alleluia, grazie Signore. Tua voce mi incoraggia a proseguire, quando tutto dice no, sembra che il mare non si possa aprire, so che non so.
tua voce mi incoraggia a proseguire. Quando tutto dice no, sembra che il mare non si possa aprire. So che non sono solo, perché dici su di me non potrà mai cambiare. Restami accanto a Dio e compimi la tua volontà. C'è qualcosa di difficile per il Signore? Ogni cosa è possibile a chi crede. E qualunque ostacolo davanti ai tuoi occhi può diventare pianura. Signore, dacci grazia di credere in te. Vogliamo ringraziare il Signore per quello che ha fatto nella nostra vita. Prima di lasciare spazio a Miriam Masullo, che canterà per noi alcuni canti, vorrei dare spazio anche a chi è qui con noi e sente nel cuore di ringraziare il Signore semplicemente per quello che ha fatto nella nostra vita. Se senti di farlo, sentiamoci liberi, perché Egli ha fatto tanto per noi ed è degno della nostra lode. Amen. Ci manca il fratello Cataldo e tengo una nipotina di 7 anni che l'opera nel cuore questa settimana a Roma. A ieri l'hanno dovuto togliere 6 denti, però io so che il Signore sta con noi, perché l'anno scorso aveva 3 tumori mali che doveva morire e il Signore mi ha ristabilito come prima e adesso già posso trovare i malati, posso servire al Signore un'altra volta. E io so che aiuterà il fratello Cataldo e a Benedetta Nostra metterà le sue mani. Sta nelle sue mani potente e Dio si glorificherà con la sua potenza. A lui sia la lode e la gloria. Amen. Amen. A Dio sia la gloria, lo voglio lodare, benedire e ringraziare per la sua dolce presenza in mezzo a noi. E in questi giorni il Signore mi ha messo quello che il pastore ha detto in questo momento, che il Signore vede più lontano di noi, e questa mattina attraverso il pastore ha riconfermato alla mia vita e anche alla tua vita che se c'è qualche situazione davanti a te che non comprendi, non capisci, ma il Signore guarda più lontano di te e di me questa mattina. Possa il Signore benedirti e benedirci insieme. A Dio sia la gloria. Amen. Gloria a Dio. Ci crediamo che il Signore è più intelligente di noi, perché vedere più lontano significa essere intelligenti. L'intelligenza è proprio vedere oltre. Vogliamo vedere oltre il principio, perché la fine sarà
oltremodo meravigliosa. Speriamo nel Signore che andrà al di là di ciò che pensiamo e immaginiamo, perché la sua intelligenza è imperscrutabile dagli uomini. Lui vede più lontano di te. Adesso abbiamo uno spazio di lode. Miriam Masullo presenterà alcuni brani, ci sarà qualche testimonianza anche di qualche giovane che ha ricevuto Gesù nel cuore. E tu che sei in ascolto, sei con noi questa mattina, poni attenzione a questi canti che continueranno a parlare al tuo cuore. Dio ti benedica. Sei chi è pari a te, Gesù. Solo tu puoi ristorare e rinnovare il mio cuore. Oh.
Signore sia lodato, per me è una vera gioia stare qui in mezzo di voi questa mattina. Ringrazio il Signore per tutto ciò che ha fatto per me e l'opera grande che gli ha compiuto nella mia vita. Lo ringrazio, voglio leggervi dei versi come si trovano in Isaia capitolo 43. Ma ora così parla il Signore, il tuo creatore Giacobbe, colui che ti ha formato Israele, non temere perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome e tu sei mio. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo. Amen. E questi versi li ho fatti miei, perché in un momento di scoraggiamento della mia vita, tramite questi versi il Signore ha ristorato l'anima mia. E io per questo lo voglio ringraziare da ora in eterno. Il Signore sia lodato. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Cantiamo ancora altri canti. La sorella Miriam ha preparato per noi. Ci sarà poi ancora Mary De Cicco che testimonierà. Primo amore. Innamoriamoci di Gesù. Chi è il tuo primo amore? Alleluia. Nascondimi sotto gli ali tue, coprimi con la tua potente mano. Quando la tempesta incomberà, io mi eleverò con te sul mar. Padre, tu sei re degli oceani, in pace sarò con te. Dio sia lodato, anche per me è una gioia trovarmi qui questa mattina. Voglio ringraziare il Signore perché Lui ha cambiato la mia vita, veramente ha tolto
ogni cosa brutta, ogni tristezza e l'ha trasformata in gioia. Lui ha riempito il vuoto che c'era nel mio cuore e lo ha fatto in modo in cui nessuno lo poteva fare. Mi colpiva una cosa, prima si diceva che Dio vede più lontano di noi e questo l'ho sperimentato nell'ultimo periodo della mia vita. Io ho sempre sostenuto e ho sempre creduto che Dio vedesse più lontano di me e mi sono sempre fidata di questo. Anche se ultimamente c'è stato qualcosa che mi ha fatto credere che almeno per una volta Dio avesse il dovere di fare a modo mio, che almeno per una volta, come si dice, mi avesse dovuto accontentare. C'è stato qualcosa che ho desiderato profondamente, qualcosa di lecito. E, però dentro di me sapevo che non era qualcosa che veniva dal Signore, benché fosse lecito. E sapevo che era qualcosa che Dio non voleva per la mia vita, perché Lui vede più lontano di me. La mia vista era limitata e per quanto ne potessi vedere io, andava tutto bene. Ma noi sappiamo che la fine di una cosa vale più del suo inizio. Però mi ero intestardita tanto e sono diventata il miglior avvocato di me stessa per cercare giustificazioni con Dio, per cercare in qualche modo di convincerlo, il che è assurdo. Eppure io ci ho provato per mesi. Ma no, a un certo punto ho dovuto comprendere che la mia giustizia non è niente in confronto alla grazia di Dio. E qualcosa è cambiato quando ho letto questi versi che io conoscevo benissimo, ma avevo smesso di considerarli. Questi versi si trovano nel libro dei Filippesi, capitolo 3, e dicono: ma prosegue il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Questo cammino ci parla questo passo ci parla della corsa che noi proseguiamo verso la meta celeste, e il Signore mi faceva considerare che Lui mi aveva afferrato per uno scopo e che se io mi fossi continuata a portare i pesi che mi portavo dietro, avrei rallentato nella corsa che Lui mi voleva far fare, probabilmente non avrei raggiunto la meta celeste. E il Signore mi faceva capire che anche se non lo vedo ancora, Lui aveva uno scopo così preciso per la mia vita e che la sua strada era così ben delineata che solo la sua parola mi avrebbe potuto guidare verso il suo piano per la mia vita. E voglio ringraziare il Signore per questo, perché Lui ha parlato al mio cuore e perché mi ha benedetto veramente grandemente. Dio ci benedica. Amen. Grazie, Signore. Alleluia. Cantiamo quest'ultimo brano tutti insieme. Come vedete sono canti conosciuti. Se lo conosci, cantalo con noi. Alleluia. Alleluia. Ti amiamo, Signore Gesù. Proprio verso di me mi hai cercato e mai salvato, attirandomi a te, al cuore tuo, quell'immensa grazia dentro di te l'hai mostrata sulla croce per me. La grandezza del tuo amor ha raggiunto il mio cuore, conquistando ogni parte di me. Non potrò mai ricambiare il tuo amore. Posso solo darti tutto il mio cuore, Signore.
ti adoro, sei tutto ciò che ho, Signore. Io corro tra le tue braccia, gridandoti che non posso fare a meno di te. Ti amo, ti adoro, io sento il tuo amore in me. Ti prego, stringimi ancora, per sempre sarai il mio primo amore. Riuscivo a credere che sei venuto proprio verso di me, mi hai cercato e mai salvato, attirandomi a te, al cuore tuo, quell'immensa grazia dentro di te. L'hai mostrata sulla croce per me, la grandezza del tuo amore ha raggiunto il mio cuore, conquistando ogni parte di me. Non potrò Grazie Signore, avvertiamo la tua presenza forte in mezzo a noi. Ti preghiamo, possa tu ancora allargare i nostri cuori, finché noi possiamo correre, correre Signore per raggiungere la meta, il cielo. Vogliamo stare con te per l'eternità e ti preghiamo Signore, parlaci oggi ancora attraverso la tua parola, scrivila nei nostri cuori. Nel nome di Gesù ti preghiamo, il benedetto in eterno. Amen. Accomodatevi. Gloria a Dio. Leggiamo nell'Evangelo di Marco, capitolo 6, dal verso 35. Testimonianza, si diceva, non temere, quando attraverserai per le acque, io sarò con te. E parleremo anche di una tempesta che il Signore acquieta, una tempesta educativa. Sapete che ci sono anche delle prove, delle difficoltà educative.
Nostro Signore è un grande educatore. Educare significa proprio tirare fuori, e Lui vuole tirare fuori, come un grande scultore, l'immagine di Cristo Gesù. E quando noi raggiungeremo la sua perfetta statura, allora staremo nella gloria con Lui. Ma dobbiamo essere modellati. E ci sono cose che dobbiamo aggiungere nella nostra vita, aggiungete pazienza, esperienza, speranza. Ci sono però anche delle cose che dobbiamo togliere. Il Signore a volte ce lo fa comprendere anche attraverso circostanze, come quella che attraversarono i discepoli in questo passo. Marco capitolo 6, leggeremo dal verso 35. Dio ci benedica. Essendo già tardi, i discepoli gli si accostarono e gli dissero: questo luogo è deserto ed è già tardi. Lasciali andare affinché vadano per le campagne e per i villaggi dei dintorni e si comprino qualcosa da mangiare. Ma egli rispose: date loro voi da mangiare. Ed essi a lui: andremo noi a comprare del pane per 200 denari e daremo loro da mangiare? Egli domandò loro: quanti pani avete? Andate a vedere. Egli si accertarono e risposero: 5 e 2 pesci. Allora egli comandò loro di farli accomodare a gruppi sull'erba verde. Si sedettero per gruppi di 100 e di 50. Poi Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci e, alzati gli occhi verso il cielo, benedisse, spezzò i pani e li dava ai discepoli finché li distribuissero alla gente. Divise pure i due pesci fra tutti. Tutti mangiarono e furono sazi e si portarono via 12 ceste pieni di pezzi di pane ed anche i resti dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini. Subito dopo, Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, verso Betsaida, mentre egli avrebbe congedato la folla. Preso commiato, se ne andò sul monte a pregare. Fattosi sera, la barca era in mezzo al mare ed egli era solo a terra. Vedendo i discepoli che si affannavano a remare perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte andò incontro a loro, camminando sul mare, e voleva oltrepassarli. Ma essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono che fosse un fantasma e gridarono, perché tutti lo videro e ne furono sconvolti. Ma subito egli parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Salì sulla barca con loro e il vento si calmò. Ed essi più che mai rimasero sgomenti, perché non avevano capito il fatto dei pani. Anzi, il loro cuore era indurito. Leggiamo al verso 45 qualcosa che ci fa riflettere, quasi meravigliare, forse per qualcuno quasi scandalizzare. Gesù, colui che conosce ogni cosa, obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo. Lui sapeva che di lì a poco ci sarebbe stata una tempesta. Perché mai, Signore, sembra quasi abbandonare i discepoli in mezzo alla barca? Non ce lo spieghiamo se non con l'ultimo verso.
perché non avevano capito il fatto dei pani, il verso 52. Anzi, il loro cuore era indurito. Non indurire il tuo cuore. Perché c'è questo problema, che se noi non lo riconosciamo come il Signore, se noi ci mettiamo a fare questioni con Lui sulla sua volontà per la nostra vita, quando l'abbiamo già compresa, c'è il rischio che il nostro cuore si può indurire. E poi è un problema quando il nostro cuore si indurisce. Questo termine è riportato nell'Esodo quando Faraone indurisce il suo cuore. Nonostante ha la manifestazione palese, evidente dell'io sono, lui indurisce il cuore, non riconosce la volontà di Dio, non riconosce le meraviglie del Signore e riconosce se stesso come Dio e indurisce il cuore. Le cose per lui non andarono bene, fece una brutta fine, ne pagarono le conseguenze anche quelli attorno a lui e il suo popolo. Perché? Perché non riconosce l'io sono. Questa cosa qui stava avvenendo evidentemente anche nei discepoli. Ci troviamo nel pieno del ministero di Gesù e nonostante Gesù aveva già fatto dei miracoli, nonostante veniamo anche, abbiamo letto insieme, del grande miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, 5 pani e 2 pesci, neanche se le passi sotto il naso per 5.000 persone, ma ne erano molto di più perché dice senza contare le donne e i bambini, arrivano e si consumano. Forse l'ultimo non arriva neanche a sentire l'odore del pane. Eppure invece furono sazi e avanzarono 12 ceste di pani e anche i pesci avanzarono. Un miracolo così evidente, eppure il cuore dei discepoli non l'aveva compreso. E non che non aveva compreso che quello era un miracolo. Non aveva compreso che Gesù era il Messia, era l'Io sono. Ed è per questo che egli li obbliga ad attraversare la tempesta. Ed è per questo che verso la quarta vigilia della notte, egli camminando sul mare, dice «Coraggio, non temere! Sono io. Io sono. Non temere». Fino a quando tu non riconoscerai nella tua vita l'Io sono, il tuo cuore si indurirà. E il Signore, se ti sta facendo attraversare una tempesta, e se forse ti sta obbligando ad attraversare una prova, è perché Lui vuole che tu lo riconosca come l'Io sono. Coraggio, non temere. Io sono, dice oggi il Signore. Io sono. Quali sono le proprietà dell'Io sono? Anzitutto, egli è onnipresente. Significa che è qui, è diciamo a Milano, a Roma. Ci stai ascoltando forse dalla Sicilia, e il Signore è lì. Ci stai ascoltando in un'altra parte del mondo, il Signore è lì, è onnipresente. Noi siamo limitati, il nostro io è solo, ma l'Io sono è onnipresente, è in ogni luogo. E vedete, il Signore, per farci comprendere che egli è onnipresente, a volte ci fa attraversare delle difficoltà dove sembra che siamo soli, per farci proprio comprendere che egli è accanto a noi e vale molto di più delle persone che stanno attorno a noi. Ti fidi degli altri o ti fidi dell'Io sono, l'onnipresente? Non avevano capito il fatto dei pani. Che era successo? Il luogo era deserto. Il luogo era deserto, stavano da soli.
Eppure il Signore aveva provveduto e adesso si ritrovano in una circostanza analoga, da soli 12 uomini, sebbene navigati pescatori, ad affrontare le onde del mare, di nuovo da soli. Il Signore li fa rivivere una stessa esperienza in modo diverso, ma per far riconoscere che Egli è l'Onnipresente. Ma come, il Signore nel deserto non t'ha aiutato? Tu pensavi che eri solo? Non t'ha già aiutato? Non lo farà anche adesso che sei da solo in mezzo al mare? Perché Egli sta pregando per te, ci credi? Egli sta pregando per te, Egli era sul monte a pregare per loro, a pregare affinché il loro cuore non si indurisce, non si indurisse. Elia, sotto la ginestra, esprime il desiderio di mollare, di lasciare ogni cosa e di morire anche, e pensava che era solo, e il Signore invece lo richiama, dice: io ho ancora 7000 uomini che non hanno piegato il loro ginocchio davanti a Baal. Tu non sei solo, ma anzitutto non sei solo perché con te c'è l'Onnipresente. Come ti puoi sentire solo se c'è l'Onnipresente con te? Io la trarrò nel deserto e parlerò al suo cuore, dice in Osea capitolo 2, perché il Signore nel deserto ci fa sperimentare in maniera più vicina la sua comunione. Ti fidanzerò a me in fedeltà, dice il Signore. Nei momenti che, forse come quell'aneddoto, vedi solo le tue orme nel viaggio della tua esistenza, è perché Lui ti sta portando in braccio. Non temere, Lui è l'Onnipresente. Egli è anche l'Onnisciente. Un'altra caratteristica, un'altra proprietà dell'Io Sono è che Lui non solo è in ogni luogo onnipresente, Egli è onnisciente, cioè significa che sa ogni cosa. Ma dico, se abbiamo detto pure Lui è più intelligente di noi, e perché ci mettiamo a discutere con Lui? L'Io è limitato, non solo nello spazio. Noi siamo limitati anche nel nostro tempo. Noi viviamo nel tempo e viviamo nel tempo, diciamo, sono in anticipo, sono in ritardo. E con il Signore a volte lo aspettiamo e diciamo: perché, Signore, stai tardando a venire. Ma il Signore, che è l'Onnisciente, può essere mai in ritardo? Io credo che più puntuale di Lui non c'è nessuno. Sei tu che pensi che Lui è in ritardo, ma Egli vive fuori dal tempo. L'hai riconosciuto come l'Onnisciente? Perché sei in ansia? Perché sei in angoscia? Fidati del Signore. Lui sa quando agire al momento opportuno. Oh, i discepoli non l'avevano ancora compreso, eppure il luogo non era solo deserto. Abbiamo letto che l'ora era tarda. L'ora era tarda, eppure per tutti era troppo tardi, e il Signore moltiplicò i pani e i pesci al momento opportuno. E adesso si ritrovano in una stessa condizione. Non solo da soli come in un deserto, ma il Signore li raggiunge verso la quarta vigilia della notte. Vedete un po', questo Signore sembra un po' cattivo, sembra quasi volerli vedere allo stremo. Voleva che il loro cuore non si indurisse. Il Signore non viene mai troppo tardi. Io starò al mio posto di guardia
mi metterò sopra una torre e starò attento a quello che il Signore mi dirà e a quello che dovrò rispondere circa la rimostranza che ho fatto. Possiamo fare pure le nostre rimostranze, ma il Signore ci risponderà sempre. Poi dopo che il Signore ci risponde, che vuoi continuare a indurire il cuore? O ti vuoi arrendere alla volontà del Signore? Il Signore mi rispose e disse, scrivi la visione, registrala, incidila su tavole, in maniera che si possa leggere con facilità. Fatti un bel database, questa registrazione, poi te la segni e te la devi ricordare, ma non solo sul computer, te la devi ricordare nel tuo cuore, perché è una visione per un tempo già fissato. Essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala, poiché certamente verrà e non tarderà. Allora, tarda o non tarda questa visione? Per noi se tarda, ma non tarderà per lui, perché lui viene sempre al momento opportuno. Fidati del Signore, l'io sono. Marta e Maria, oh Signore, se tu fossi stato qui, nostro fratello non sarebbe morto. Il Signore sembra quasi ritardare appositamente, ritarda appositamente. E lui freme nello spirito, perché quando noi induriamo il cuore, lui è sensibile, perché ci ama di un amore immenso. Dice, ma guarda un po', questi non riescono a capire che io sono l'io sono, che io ho tutto sotto controllo, vivo fuori dal tempo. E noi che siamo io, così limitati nello spazio e nel tempo, vorremmo quasi metterci a discutere con il Signore. Tu devi venire, questo è il tuo momento, ma il Signore è il Signore. Decide Lui come Egli vuole per manifestare la sua gloria. L'io non sa, ma Egli è l'onnisciente, la tua causa gli sta dinanzi, sappilo aspettare. E infine l'ultima delle proprietà assolute, assolute dell'io sono. Sono attributi assoluti perché nessuno ce li ha, neanche gli angeli hanno questi attributi. Oh, gli angeli sono in qualche modo potenti, sono anche sapienti, ma solo lui è l'onnipresente, l'onnisciente ed è anche onnipotente, cioè significa che può fare ogni cosa. La potenza è in fisica la diciamo misura la velocità con la quale una forza compie un lavoro. Se tu puoi compiere un lavoro, un qualsiasi lavoro, in un solo istante, proprio così, in un solo istante, in un istante nullo, la tua potenza è infinita, infinita. Se puoi fare un qualunque lavoro in un istante, la tua potenza è infinita. E il Signore può fare qualsiasi cosa in un istante, ci credi? Che il Signore può guarirti in questa mattina. Ci credi che il Signore può liberarti in questa mattina? Ti può battezzare nello Spirito Santo in un istante. I discepoli non l'avevano capito. Non avevano capito il fatto dei pani. Il luogo era deserto. L'ora era tarda. E ci stavano anche delle risorse misere, limitate, ridicole, 5 pani e 2 pesci. Che cosa sono per una grande moltitudine? Ma Egli è l'Onnipotente. Egli è l'Onnipotente. E in un istante moltiplicò. Non può farlo anche nella tua tempesta? Perché che cosa sono 12 uomini? Sebbene pescatori, con esperienza di fronte
al mare in tempesta. Non so se avete mai visto quando un mare è in tempesta, Non ve lo raccomando, non si capisce niente. E immagino quella tempesta, questi che si affannavano così da ore ed ore. E invece di arrendersi nelle mani del Signore cercavano di non imbarcare acqua, ma tu non riuscirai con le tue forze a superare il tuo problema, la tua montagna. Devi arrenderti nelle mani dell'Onnipotente. Abbandona le tue strategie, come Giacobbe, affidati all'Io Sono, fatti toccare da Lui oggi. Riconosci l'autorità dell'Onnipotente. Lo fece quel centurione romano, era romano, un pagano, eppure ebbe l'intelligenza di dire: io non sono degno che tu venga a casa mia, ma di soltanto una parola. Che fede quest'uomo, perché lui riconosceva l'autorità del Signore, perché fece proprio questo paragone: io che sono un centurione, ho 100 soldati sotto di me, e se io dico ad uno va, lui va. E se tu sei il Signore, lo riconobbe come l'Io Sono. E tante volte noi che siamo da tanti anni nella Chiesa non ci siamo lì a lamentare dicendo: perché mi hai abbandonato, perché mi capita tutto questo? Lo vuoi capire o no? O vuoi continuare a indurire il tuo cuore? Egli è l'Io Sono, l'Onnipotente. Di soltanto una parola, Signore. Oggi, di soltanto una parola. Arrenditi nelle mani dell'Io Sono. Io sono solo, ma Egli è l'Onnipresente. Io sono in ritardo, ma Egli è l'Onnisciente. Io sono misero, limitato, ma Egli è l'Onnipotente. Il punto è perché Egli, che Signore, ci lascia liberi, potrebbe obbligarci. Lui invece ci consiglia: vuoi arrenderti nelle mani dell'Io Sono? Lui ti lascia libero. Però se non lo fai, il tuo cuore si indurirà e si indurirà al punto che non riuscirai più ad ascoltare la sua voce. Oggi, se udite la mia voce, dice il Signore, non indurite il vostro cuore. Coraggio, Io Sono, non temere. O se ti stai chiedendo il perché di questa tempesta? Perché il Signore vuole rivelarsi ancora a te come l'Io Sono. Chiniamo il capo, andiamo in preghiera e permettiamo che il Signore possa oggi fare questo miracolo nel nostro cuore. Alleluia. Benedetto è il tuo nome, Signore Gesù. Gloria a te. Mentre la musica intona ancora quel canto, nascondimi. Tu devi nasconderti in Cristo Gesù. Deve apparire Lui. Egli vuole essere per te il tuo amico. Egli vuole essere per te il tuo confidente. Egli vuole essere il tuo pronto aiuto. Vuoi continuare a indurire il tuo cuore o lo riconosci come l'Onnipresente, l'Onnisciente, l'Onnipotente? Alleluia. Forse hai esperienza, ma non basta. Egli vede più lontano. Gloria a te, Gesù. Vuoi arrenderti nelle sue mani? Vuoi consentire al Signore di dire: Signore, prendi la mia vita, io mi fido di te. Lascialo entrare nella tua barca. Egli questa mattina sta venendo incontro a te.
sta camminando sulle acque, quelle che sembrano che ti stanno facendo annegare, in realtà tireranno fuori il meglio da te. Non è un fantasma, è l'io sono che sta venendo a te. Non è un fantasma, il fantasma ce l'hai dentro di te. È il tuo io. Sei tu limitato. Lascialo entrare nella barca e in un istante la tempesta si acquieterà. Alleluia. Sotto gli ali tue. Lodiamo il nome del Signore insieme. Con la tua potenza. Sarò con te, io sono con te. Dio. Alleluia. L'anima mia riposa solo in te. Continua a cercare il Signore con tutto il cuore mentre siamo ancora un po' alla presenza del Signore. Tu che sei in una difficoltà, vuoi che il Signore ti sostenga, ti aiuti? Che cosa fare mentre lo aspetti? Lodalo! Ringrazialo! Lodalo! Conosciamo allora loda. Alleluia! Lodalo perché è sempre il tempo di lodare il Signore. Oh, mentre tu lo lodi dal sincero, nel profondo del tuo cuore, oh, lo vedrai che Egli acquieterà la tua tempesta. Alleluia, alleluia. Egli è interessato alla tua vita. Vuole che tu raggiunga la meta. Il suo scopo che ha per te. Riconosci l'io sono. Alleluia. Non indurire il tuo cuore. Non indurire il tuo cuore. Loda il Signore. Ringrazialo.
Allora loda, cantiamolo insieme. Dio non rifiuta la preghiera, la preghiera ti dà forza. Egli ti ha risposto in questo giorno. Lui non lascia giù senza sofferenza o senza una risposta. Non ti ha aiutato ieri, lo farà ancora oggi. Resta soltanto ad aspettare ciò che Dio può fare per te. Egli non ti sta obbligando, ti sta educando. Quando egli stende la sua mano, allora vincerai. Stendi la tua mano se tu ci credi che vincerai. Alza e allora la tua loda, lì dove ti solamente trovi, loda. Alza la tua mano al Signore. Hai bisogno di loda. Credi che con lui hai bisogno di loda. Stai soffrendo loda. Non importa lui loda. È la tua vittoria. La tua loda in mano al cielo. Arrenditi. Prendo il cammino, spezzando catene, tirando le spine, ordina agli angeli di stare con te, e io apro una porta che nessun chiuderà, e io ascolta che lui confida, cammina con te, di giorno e di notte, alza le mani, Gesù è già qui, comincia a cantare con tutta la loda. Ciò che Dio ci sta dicendo. Quando egli sta in silenzio è perché sta lavorando. Basta soltanto aspettare ciò che Dio può far per te. Sua mano, allora vincerai. Allora loda, solamente loda. Stai vincendo loda, hai bisogno loda. Stai soffrendo loda, non importa loda. La tua loda in mano al cielo. Va avanti a prende il cammino, spezzando catene, tirando le spine, ordina agli angeli di stare con te, e gli apre una porta che nessuno chiuderà, e gli ascolta che lui confida, cammina con te, di giorno e di notte, alza le mani, Gesù è già qui, comincia a cantare con tutta la lode. Continuiamo a lodare il Signore, continuiamo a lodarlo con qualche altro. Siamo alla presenza del Signore, non ci preoccupiamo del tempo. Alleluia, possa il Signore scuotere ogni cuore.
Capolavoro. Quando egli stende la sua mano, sei disposto ad aspettare fino alla fine? Alleluia. Allora lode, fino alla quarta vicina, solamente loda, piangendo loda, fino alla fine, loda, bisogno loda, hai bisogno loda, soffrendo loda, stai soffrendo loda. Dio va avanti, catene, tirando le spine, ordina agli angeli di stare con lui, te, apre e gli apre una porta che nessuno chiederà, e gli ascolta chi lui confida, lui, potere, lui deve andare avanti, alza le mani su tu e se qui, comincia a cantare con te. Alleluia, benedetto il tuo nome. Egli non può sbagliare, c'è quell'inno, non so se lo conosciamo, che dice Dio lo sa, perché Dio sa ogni cosa, tu ti devi solo fidare di Lui, perché l'argilla direbbe al vasaio quello che deve dire. Tu sei argilla nelle mani del Signore. Fidati, egli sta facendo un vaso meraviglioso per la gloria del Signore. Fatti riempire dello Spirito Santo. Alleluia. Gloria a Gesù. Alleluia. Egli è l'onnipotente,
soltanto una parola. Se ci crediamo siamo tranquilli, siamo nella pace, nella serenità, perché confidiamo nella sua parola. Se Dio è con noi e per noi, chi sarà contro di noi? Vorrei ringraziare il Signore al termine di questo momento, che continua per noi, perché abbiamo detto fin dall'inizio, tutta la nostra vita è un culto di lode al Signore e adorazione. Quindi non è che terminato questo momento noi terminiamo di adorare il Signore. Non iniziamo e terminiamo dei culti perché releghiamo l'io sono nel nostro tempo, ma grazie al Signore che ci visita per la sua fedeltà attraverso la sua parola. Vogliamo ringraziarlo per quanto ci ha dato e vorrei chiedere a Michele di pregare per tutti noi, di ringraziare il Signore. Gloria. Alleluia. Gloria a te, Gesù. Grazie. Benedetto sei, Gesù. Signore, grazie. Grazie con tutto il cuore per la meravigliosa presenza, Signore, che tu hai elargito in questa mattina. Signore, grazie per la parola, perché abbiamo potuto gustarla, Signore. E grazie ancora, Signore, perché la certezza che tu hai messo nei nostri cuori, che nella nostra tempesta, nel nostro quotidiano, nelle nostre difficoltà, Signore, tu ci dai la serenità perché hai tutto sotto controllo. Grazie per ogni cosa. Ancora, Signore, guida ogni cosa secondo la tua volontà. Signore, ancora in modo particolare ti chiediamo preghiere per tutti gli ammalati. Signore, tu conosci i desideri dei nostri cuori. Signore, vai in ogni letto dove tu sai, Signore, porta serenità, porta pace, porta guarigione, Signore, perché noi sappiamo più che certi che la tua mano non è accorciata. Grazie per ogni cosa. Ancora diveniamo a te nel nome santo di Gesù, che è tanto amato e benedetto in eterno. Amen. Amen. Alleluia. Gloria a Gesù. Benedetto è il tuo nome. Gloria a Dio. Dio sia lodato. E ancora ringraziamo il Signore e lo lodiamo con un ultimo canto che e canteremo insieme, ringraziando 740. Il Signore per la sua presenza. Inno 740. Crediamo in questa parola che ci ha dato. Non è il suo non temere, non è in qualche modo legato a vabbè, non ti preoccupare. Che se tu non ci credi, ti devi preoccupare, che il cuore si indurisce. Non temere se riconosci l'io sono. Riconoscilo ogni giorno nella tua vita. Ne vale la tua eternità. Alleluia. Signore, sei grande.
tua fedeltà è grande, la tua fedeltà è incomparabile. Fedeltà è grande, la tua fedeltà è incomparabile, nessuno è come te, benedetto Dio, grande la tua fedeltà, la tua fedeltà. Alleluia, gloria a Dio, continua a rimanere con noi, perché la presenza del Signore può continuare a parlarti attraverso parole di vita, questi programmi che davvero sono come uno strumento che può raggiungere il tuo cuore attraverso la parola del Signore, che è una parola vivente, è Cristo. E quando viene ad abitare nel tuo cuore, poi tu te lo porti con te. Che privilegio avere l'onnipresente, l'onnisciente, l'onnipotente dentro di noi. Continua a rimanere con noi e settimana prossima eccezionalmente ci sarà qualche diretta curata dalla comunità di Pomigliano d'Arco. Continua a seguire parole di vita, il Signore possa continuare a benedire grandemente la tua esistenza. Dio ti benedica. Alleluia.